Chi ha un divano in pelle certamente sarà a conoscenza di quanto sia importante pulirlo e trattarlo nel modo corretto e con prodotti non aggressivi. Di seguito cercheremo di dare alcuni consigli utili con metodi naturali e non. La pelle è certamente un materiale molto delicato e richiede molta attenzione nella scelta dei prodotti e strumenti giusti. I materiali e i prodotti variano al tipo di sporco o macchia e al tipo di pelle. Per pulire la pelle è importante utilizzare prodotti non abrasivi per evitare di inciderla o rovinare la superficie. La pelle è molto porosa, quindi ha la tendenza ad assorbire i liquidi. Questo ci indica che la scelta del prodotto è importante, ma soprattutto occorre essere molto rapidi e decisi nel pulire la superficie. La rapidità evita di far assorbire troppo alla pelle i detergenti, ma soprattutto che il lavoro non sia disomogeneo e di conseguenza creerebbe aloni poco estetici. Il divano in pelle bianca è forse il divano più difficoltoso da trattare. Alcune macchie si possono togliere con un panno umido, altre invece richiedono un trattamento con più passaggi. Non solo il tipo di pelle e il colore, ma anche il tipo di sporco determinano il tipo di trattamento. I rimedi naturali sono una buona soluzione per procedere alla pulizia, rispettando comunque la delicatezza del materiale. Pulire il divano periodicamente aiuta a rendere più facili queste operazioni, ma soprattutto mantiene la pelle nutrita e coccolata. Il primo passo da fare è sicuramente quello di togliere dalla superficie del divano la polvere e lo sporco evidente. Per farlo è possibile utilizzare una spazzola a setole morbide o un aspirapolvere dotato di una spazzola apposita. Una volta tolto il grosso, si può semplicemente passare un batuffolo di cotone imbevuto di latte detergente per il viso, latte scremato o cera vergine. Dopo un primo passaggio, la pelle sarà lucida, detersa e morbida. Quando i rimedi naturali non sono sufficienti, è necessario ricorrere ai prodotti chimici. In commercio ne esistono diversi. Ogni prodotto ha indicazioni di utilizzo e composizione diversa. Si consiglia sempre di utilizzare il prodotto in un angolo. Se sul divano sono presenti macchie ostinate, in un primo momento è possibile utilizzare latte freddo scremato con un panno in microfibra. Per macchie più insistenti si può utilizzare bicarbonato o sapone neutro, metodi da utilizzare preferibilmente su divani di colore bianco. Inumidire la zona della macchia con il latte e ricoprire con il bicarbonato. Dopo circa 15 minuti rimuovere il tutto con un panno asciutto e risciacquare con un panno inumidito. In alternativa, pulire la macchia con il sapone di Marsiglia. Basta inumidire un panno morbido con acqua tiepida e sapone di Marsiglia, passarlo sulla chiazza fino a quando non sparisce. A questo punto, tamponare con un panno asciutto. Un altro metodo consiste nell'utilizzare una gomma da cancellare, sfregare con delicatezza la zona e rimuovere i residui con dell'ovatta appena inumidita. In alternativa, lascia agire una goccia di aceto per 3 minuti sulla macchia. Trascorso il tempo, risciacquare bene la parte. Siamo arrivati in fondo a questo percorso. Ci auguriamo che questo viaggio sia stato utile e ricordiamo comunque che per sporco e macchie più complesse, non trattabili in autonomia, ci sono ditte specializzate per il trattamento della pelle ed ecopelle.